Nel campionato di Serie B1 femminile di pallavolo continua la cavalcata dell'Eurospin Forzara Pinerolo. Ancora una vittoria sul proprio terreno di gioco nel derby contro il Parella Torino. 3-0 in un incontro mai in discussione, in cui le ospiti sono riuscite a tenere testa alle pinerolesi soltanto nel primo set, concluso 25-21, non riuscendo poi a mantenere il ritmo nei successivi parziali e cedendo alla distanza. Secondo me guarda, in scioltezza non c'è mai nulla, nel senso che quando sembra che il gioco sia facile per noi, in realtà è perché dietro c'è il lavoro di una settimana, la preparazione della partita importante e poi che risulti al pubblico che ci venga tutto facile, ecco, meglio per noi, ma insomma lo temevamo come temiamo tutti gli avversari, ecco. Loro hanno ceduto alla fine, forse non sono riusciti a mantenere il nostro ritmo, hanno cominciato a sbagliare molto in battuta e a quel punto non sono più rientrati in gara. Intanto cosa non mi è piaciuto, cioè la superficialità con cui alcune ragazze hanno affrontato l'incontro, e la cosa mi dispiace perché bisogna continuare a insistere su delle cose che secondo me dovrebbero essere ovvie. Cercheremo di lavorare su questi aspetti che sono più mentali che altro, però sono importanti soprattutto perché in alcune altre partite possiamo perdere di controllo la situazione. Per il resto la partita era quella che mi aspettavo, cioè loro hanno forzato molto il servizio e di conseguenza è normale che noi abbiamo partito un po' in ricezione, anche se nella fase di correlazione muro difesa siamo stati un po' disattenti, soprattutto nel fondamentale del muro. Continua quindi la corsa in testa della squadra pinerolese, in vantaggio di 4 punti sulle bergamasche dell'Offanengo. Al termine della regular season mancano però ancora troppe partite e il margine sulle inseguitrici non permette cali di tensione. Sicuramente il campionato è ancora lungo, noi abbiamo ancora 3 partite prima di Pasqua che sono fondamentali, cioè con Palau, Offanengo e Centrescore, che saranno importanti e soprattutto serviranno a determinare un po' quello che sarà il rush finale, e dovremo affrontare soprattutto queste 3 partite con molta attenzione e preparare anche la squadra a questo punto. Intanto Serena e compagne si godono il primato e continuano a lavorare sugli aspetti che ancora devono essere migliorati per un ulteriore salto di qualità. Sicuramente il servizio, che deve essere un pochino più aggressivo, perché troppo spesso facciamo affidamento sul muro, e poi mi piacerebbe che alcune atlete imparassero a gestire di più determinate situazioni in attacco, dove possiamo comunque ancora migliorare. Sicuramente sì, noi dobbiamo migliorare, probabilmente aggiustare un po' la ricezione, che in questo periodo sta funzionando così, e poi forse un'attenzione soprattutto sulle azioni lunghe, dove perdiamo di pazienza, magari avendolo un po' di più potremo anche fare a meno di prendere dei punti su palle che si possono chiamare stupide, insomma, ecco, non forzate.